La rete dei centri di formazione professionale della provincia di Roma è uno dei canali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed offre percorsi formativi per acquisire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche finalizzate ad imparare un lavoro. Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero e della Ristorazione di Marino è attivo dal 1972 ed è stato recentemente ristrutturato con la realizzazione di un complesso cucina unico in Italia, con 3 sale separate per complessivi 350 metri quadri e le più avanzate apparecchiature e tecnologie. Questo centro di formazione professionale di Marino è un centro alberghiero e quindi qui si svolgono corsi di operatore della gastronomia e operatori della ristorazione. Sono dei corsi triennali e alla fine i ragazzi del percorso formativo conseguono un attestato di qualifica professionale di operatore della gastronomia o operatore della ristorazione. I ragazzi in questo laboratorio si esercitano per quanto riguarda il servizio delle colazioni, sia tra di loro che con il personale che lavora normalmente in questa struttura. I ragazzi che abbiamo noi qui sono ragazzi dell'obbligo formativo fino a 16 anni e sono circa 160, abbiamo 8 corsi per cui abbiamo circa 21-22 ragazzi per ogni corso. I ragazzi che frequentano il corso quest'anno, quindi sono arrivati al terzo dopo le varie vicissitudini scolastiche, sono 19. Nel mese di giugno dovranno sostenere gli esami. Al momento noi vediamo in classe una decina di ragazzi, perché una parte sta seguendo una tematica ecologica, quindi lo smaltimento dei rifiuti, degli oli esausti e tutto ciò che può comunque aiutare ad una crescita professionale gli stessi alunni. Oggi prepariamo un menù per quanto riguarda l'antipasto, dei rotolini di melanzane che vengono inizialmente fritte con del prosciutto cotto e della mozzarella. Come primo piatto stiamo organizzando e preparando delle fettuccine con funghi porcini, del guanciale e del pomodoro pachino. Per quanto riguarda i secondi, ci stiamo organizzando con un maialino da latte ripieno che verrà cotto al forno. In pasticceria, che è sull'altro settore, stiamo organizzando un tortino di mele aromatizzato allo strega con dei pinoli e dell'uvetta passa. Come tutti i centri di formazione provinciale, anche il centro di Marino si fregia della certificazione ISO 9001, a garanzia e riconoscimento degli standard qualitativi e formativi. Allora, quando bolle, versi il composto qua dentro e continui a girare finché non bolle. Come prende il primo bollore, spingi. Adesso si rialza e gira. Perfetto. Allora, dopodiché va rovesciata dentro una gastrom, eccola, coperta con la pellicola sopra e messa dentro l'abbattitore. I piatti che preparano qua dentro escono fuori, i camerieri servono e loro fanno i clienti. Un gruppo rimane dentro per il servizio e un gruppo rimane fuori per fare da cliente.
un polo formativo di alta qualità che ogni anno consente a centinaia di ragazzi del territorio provinciale di conseguire un attestato professionale e di ottenere concrete opportunità di inserimento lavorativo, ma anche, come accade nel 31% dei casi, di permettere un successivo reinserimento al quarto anno della scuola superiore e quindi il conseguimento del diploma di maturità. L'attività didattica che i ragazzi fanno in aula, insieme ad altre materie, per quanto mi riguarda, è economia aziendale. Imparano aspetti della vita quotidiana relativa al diritto commerciale, soprattutto, vari argomenti che serviranno loro per la loro vita professionale. Il nostro centro di formazione provinciale è completamente gratuito. Viene fornita ai ragazzi la divisa per i cuochi e per i camerieri. Viene fornito anche loro il materiale didattico come quaderni, libri, penne, cancelleria. E le visite esterne, le visite guidate, anche quelle sono completamente gratuite, quindi il noleggio del pullman, eccetera. Viene fornito dalla provincia, dall'amministrazione provinciale. Allora, dicevamo che il cellulare, come le altre apparecchiature elettroniche, non vanno buttate nel cassonetto dell'immondizia, anche se in realtà gli italiani non sono molto bravi nel liberarsi delle proprie apparecchiature elettroniche. Infatti 80 cellulari su 100 in Italia sono smaltiti scorrettamente, ossia eliminati in modo scorretto. Il nostro centro è fornito anche di una foresteria, cioè sono 6-7 camere per poter accogliere ragazzi di altre scuole, anche da altre nazionalità. L'obbligo formativo della provincia di Roma prevede la messa in formazione di più di 8.000 ragazzi nella nostra provincia dai 14 ai 16 anni, un obbligo formativo che si svolge tramite i centri direttamente gestiti dalla provincia di Roma, che saranno sempre più tematizzati. Oggi nasce la scuola del sociale, nei prossimi mesi speriamo quella del cinema, quella della ristorazione e quella della portualità. Il tutto fa una platea molto grande alla quale la provincia di Roma garantisce formazione pubblica e gratuita. La prerogativa è importante. Sì, un po' me papino. Comunque se riesci a entrare a mezzogiorno, sta riprendo mentre che faccio la suppostina, no? Certo. Come riesci a entrare a mezzogiorno, poi l'acqua viene abbassata nuovamente, mettendo il sale prima, abbiamo difficoltà di far bollire l'acqua. E questo lo dico io, lo dicono i chimici. Chiaro che il sale va messo poco prima di mangiare l'acqua.